Quello che vedete è un disegno preparatorio per la colorazione con gli acrilici. Parliamo di tubi acrilici, gli heavy body. Sono gli acrilici della Liquitex di grande qualità. Vanno usati ovviamente, come insegna la tradizione, come tutte le tecniche pittoriche, quindi utilizzando la tavolozza. Ora, gli acrilici sostanzialmente sono una tecnica moderna che hanno una varietà di colori e anche una possibilità di applicazione veramente vasta. La difficoltà consiste nella loro essiccazione molto precoce, per cui non si possono utilizzare per fusione se non utilizzando un po' dei trucchi del mestiere. In questo caso, essendo anche molto coprenti, la prima cosa è salvare la matita. E in che modo? Allora, chiaramente, come vedete, è una matita dove c'è anche molto chiaroscuro. Oltre la linea, diciamo così, la parte grafica, ho inserito del tratteggio, delle ombreggiature, anche creando un disegno con un po' di sporco, tra virgolette. Quindi la prima cosa è quella di fissare la matita, perché poi con le lavature oppure con il colore coprente rischiamo di perdere il disegno sotto. Quindi ho fissato la matita con un fissativo, poi ho passato una leggera sfumatura sempre con l'acrilico molto diluito per creare anche poi una luce di base che sarà utile successivamente. Poi ho utilizzato, come vedete, un gesso acrilico per rendere il lavoro più materico. Ci sono vari medium della Liquitex che sono legati agli acrilici, veramente tanti, per degli effetti eccetera. Di solito il gesso serve come preparazione di base. C'è anche un gesso trasparente che ti consente di mantenere la trasparenza del disegno sotto. A tempi di essiccazione non lunghissimi, crea una materia che poi puoi utilizzare con degli effetti, con il colore. Con questo, in questo caso, con queste tamponature creo una stesura per dare l'effetto all'erba, almeno in questa zona del disegno. Questo è un gesso non trasparente, in questa parte del lavoro non mi serviva trasparente, perché poi lo integrerò con il disegno e con il colore. E a questo punto il problema rimane nella possibilità di utilizzare l'acrilico come i colori a olio, cioè potendo mischiare i colori, creando sfumature eccetera. Quindi di solito io uso due tavolozze, una con dello Scottex bagnato, mettendo i colori a corpo per mantenerli più vivi possibile, in modo che l'umidità li fa essiccare con un tempo più lungo, e poi nella tavolozza invece li diluisco. Quindi in questo modo dal serbatoio prendo la quantità di acrilico che mi serve per renderlo o più trasparente o molto coprente. Un'altra cosa che si può fare è quella di bagnare il foglio. In questo caso è un foglio arcio di 300 grammi, semiruvido, che è una carta adatta per l'acquerello, ma per la sua robustezza e la qualità è anche buona per la lavorazione ad acrilico. Ovviamente il colore così, il disegno così rimane ancora molto evidente, perché avendolo fissato e poi avendo usato una base molto trasparente, sia la linea che le ombreggiature sono ancora molto scure. Quindi comincerò a lavorarci usando anche un fluidificante o ritardante con il colore leggermente più coprente di quello che ho messo per la base. Di solito con gli acrilici non si usano pennelli di martola, ma si usano pennelli sintetici, perché altrimenti si rovinerebbero molto presto. E poi i pennelli sintetici, avendo una certa resistenza, una certa durezza, sono adatti per questo tipo di pittura. La prima cosa che faccio è la ricerca delle lumeggiature utilizzando il bianco e prendendolo dal serbatoio. In questo caso lo diluisco moltissimo, essendo una tecnica poliedrica. Diciamo che l'inizio è quello dell'acquerello, perché questa gradualità, cioè arrivare, passare dall'acquerello al colore coprente, è proprio il segreto per lavorare velocemente e in maniera molto pratica con questo tipo di acrilici. Quindi in questo caso, con la base sottocolorata e con le lumeggiature che sto mettendo, ho creato dei toni medi.
Poi la lezione di Rembrandt, cioè creare delle colorazioni, dei toni molto bassi, in modo che poi dove hai progettato di mettere la luce o le ombre verrà un contrasto, diciamo la lezione della pittura del Seicento, che vedete che ritorna sempre il discorso antico e moderno, pittura e illustrazione. Sotto c'è una matita molto grassa, perché mi serve che questa matita resista alle varie pennellate sempre più coprenti, quindi ho usato una 2B che, anche se mi sporca ancora leggermente, però questo grigio che si fonde insieme al colore lo trovo interessante. Continuando sotto questo aspetto, quindi prima con delle leggere velature per dare delle luci tenue e basse, la stessa cosa faccio per i colori più scuri, sempre pensando a lavorare con gli acrilici ancora trasparenti, perché deve essere un step by step, cioè gradualmente arrivare fino al colore coprente che dà un aspetto pittorico a tutto il lavoro, e quindi poi a quel punto anche la matita sotto, se sparirà, sarà giusto, però bisogna arrivarci, altrimenti poi bisogna dipingere e disegnare nello stesso momento, cosa che va bene per esempio per l'acquerello, mentre per l'acrilico diventa più difficile. Per esempio, vi ricordate che abbiamo utilizzato il gesso che si è seccato per creare una texture un po' tipo bassorilievo? Guardate come si usa con l'acrilico trasparente. Ecco, quello che sembrava un difetto o uno svantaggio dell'acrilico, cioè l'essiccazione precoce, molto veloce, però ha anche dei vantaggi, nel senso che uno non deve aspettare che il colore si asciughi e quindi o che sia ancora fresco, ma può lavorare a livelli, cioè asciugandosi subito puoi subito riintervenire con un altro strato di colore. Quindi lo svantaggio che sembra avere l'acrilico diventa in questo caso un vantaggio. Vedete l'utilità della tavolozza serbatoio e quella che uso per diluire i colori? Il colore si è infiltrato creando una stesura, come se fossero delle pennellate che rendono l'effetto naturalistico dell'ambientazione, ma in maniera meno banale di una pittura accademica. Questa è la finalità. E quello che vi dicevo, che l'acrilico ti consente di poter lavorare a livelli, a strati, sovrapponendo il colore, in questo caso è molto utile, perché adesso, dopo la prima stesura, io posso ritornarci ancora su questa base qui. Quindi il colore che si è infiltrato tra le pieghe lo lascio, mentre il rilievo che sta in superficie lo faccio di un altro colore, oppure lo gratto con una lametta. Quindi i medium dell'acrilico sono molto molto interessanti. Continuo sempre con le tinte medie, che mi servono per dare corpo, sostanza e tridimensionalità al lavoro. Devo stare attento ad accordare i colori, quindi nella scelta delle varie tinte, delle varie matte di colore, cerco di mettere sempre una percentuale di colore caldo, in modo che ci sia un equilibrio, un'armonia. Posso lavorare anche senza preoccuparmi troppo della definizione, perché se poi la finalità è quella di creare un'opera pittorica con il colore coprente, so che posso correggere tranquillamente quello che sto facendo adesso. Il fatto che l'acrilico è coprente mi consente, allora, la mia idea è quella di fare un cavallo indiano con la pezzatura, insomma, il classico Mustang indiano, eccetera. Però non mi preoccupo di non lasciare il bianco del manto, perché ci ritornerò più avanti con il colore più coprente. Vedete che anche come la matita fissata sotto è una cosa molto utile, però questo grigio che ho messo come chiaroscuro sta diventando si sta integrando con il colore, sta diventando una parte interessante del lavoro stesso. La pulizia in questo tipo di dipinto avviene sicuramente mano a mano che il lavoro procede.
Se uno sceglie questa strada, è chiaro che i tempi di lavorazione non sono brevissimi, perché comunque qui di lavoro da fare ce n'è tantissimo. Ecco, per esempio, in questo punto qui mi rendo conto, per fare un effetto della luce del tramonto, che posso aumentare, anzi devo aumentare la densità del colore. Posso usare un po' di fluidificante per renderlo più vischioso o il ritardante. Si possono usare anche contemporaneamente. Servono per ritardare l'essiccazione del colore. Io non lo uso spesso, però in alcuni casi è quasi indispensabile. Questo è il colore che mi copre il disegno sotto, ma avendo bagnato la carta, usando il fluidificante, lo posso tenere sotto controllo e decidere se renderlo più trasparente o no. Però vedete quali sono le proprietà dell'acrilico. Guardate questo rosso che riflette la luce del sole, com'è vivace, com'è potente. E vedi che dal lavoro grafico del disegno a matita e dell'acrilico usato come degli acquerelli, piano piano si sta trasformando in un dipinto. Io poi sto escludendo in questo momento tutte le fasi legate, per esempio, alle luci più forti oppure alle ombre più nette, eccetera, perché, ripeto, è una cosa che farò in chiusura del lavoro. Quindi, ecco, in questo modo io metto colore a seconda delle mie esigenze, quindi più trasparente, meno trasparente. Se mi serve più corposo, vado ad attingere e rimpinguo la mia tavolozza. Sto trascurando i dettagli, cioè non sto lavorando sui dettagli minimi, ma questo si fa proprio perché l'acrilico ti consente di ritornare sopra le cose che hai fatto più volte, perché se vuoi il colore sotto lo puoi rendere visibile, ma lo puoi anche coprire. Poi alcuni colori sono più coprenti, altri meno coprenti. Per esempio il bianco, in questo caso noi abbiamo usato un bianco di titanio, che è quello più coprente, che mi servirà appunto per le lumeggiature finali, eccetera. Però c'è anche il bianco di zinco, che invece è già trasparente, per cui dipende anche dal tipo di colore la consistenza del colore stesso. Continuo con questo discorso delle luci medie e ombre medie per dare spessore e tridimensionalità al lavoro, sempre con il colore trasparente, che aumenta di consistenza quando lo ritengo opportuno, e cerco comunque di non coprire, se per quanto è possibile, il disegno per adesso. Allora, il disegno sembra, per quello che vi dicevo dei dominanti, sembra abbastanza monocromatico, però almeno all'inizio questo mi serve come base. Adesso possiamo riprendere il lavoro che abbiamo fatto con il gesso, utilizzando magari un pennello, il colore meno diluito, più coprente, e un pennello più asciutto, esaltando in alcuni punti e integrandolo con il disegno sotto. Le soluzioni con l'acrilico sono molteplici, perché intanto per la varietà di colori che ha nel proprio catalogo, ma anche perché aderisce a qualsiasi tipo di supporto, quindi si può lavorare su carta, su legno, su tela. In questo caso, appunto, ripeto, sto utilizzando una carta d'acquerello di ottima qualità, però
è proprio l'acrilico che si adatta veramente a tante superfici. Proviamo a mettere una componente per vivacizzare un po' con il colore leggermente più coprente, per simulare un po' dei fiori da campo. Vedete che piano piano il lavoro da monocromatico diventa un po' più variegato, no? Li mantengo sempre con il colore non troppo coprente, ma sicuramente un po' più consistente. Poi bisogna anche definire una cosa, cioè quello che si vuole ottenere, se fare una cosa di atmosfera così un po' evocativa e basata sul non finito, oppure arrivare alla definizione dell'iperrealismo. Questo poi è un discorso in qualche modo legato alle scelte, diciamo, i gusti artistici o le scelte filosofiche di chi le usa, insomma. Il fatto che la carta con tutti questi passaggi si sia inumidita, e magari l'ho anche bagnata sotto, e usando anche un po' il fluidificante, mi consente di avere i tempi giusti per poterla sfumare, utilizzando in qualche caso anche il lavoro a fusione, che è tipico dei colori a olio. Per esempio, in questo punto qui, adesso faccio un esempio, voglio sfumare il colore con la carta bagnata sotto, il fluidificante, ho il tempo necessario per farlo, vedi? Questo è il segreto del tramutare qualcosa di grafico in pittorico. La matita non si vede più, ma comunque è sotto. Ecco, per esempio, qui ho bisogno di il bianco pieno. Qui il bianco è sfumato semicoprente e poi diventa in alcuni punti coprente. La matita scompare gradualmente, ma tu hai un appoggio sotto che ti segue fino alla chiusura del lavoro. Bagnando la carta, adesso se io passo il colore veramente a corpo, preso direttamente dal tubo, che altrimenti se non fosse bagnata e umida rimarrebbe una macchia, riesco a fonderlo insieme agli altri colori. Allora, una cosa da non fare con l'acrilico è partire subito con il colore coprente. Uno, perché è coprente e quindi copre quello che tu hai fatto sotto, ti copre il disegno, eccetera, eccetera. E poi perché non si può più riprendere. Per riprenderlo devi utilizzare magari un colore più forte, con uno spessore, magari usando la spatola, eccetera, e poi non lo lavori più, insomma. Quindi devi fare una tinta piatta, va bene, ma se devi andare sul dettaglio, sulla sfumatura, sul chiaroscuro, sulla lumeggiatura, eccetera, se metti subito il colore a corpo, poi quello che hai fatto non lo recuperi più. Quindi pazienza e il lavoro piano piano uscirà fuori. Come si usa il colore non diluito per un dettaglio? La luce negli occhi, eccola qui. La luce sulla piuma, eccola qui. La luce sul fermaglio. Alcune colpi di luce sulla criniera. Il colore qui, non sto usando la spatola, ma insomma è veramente materico. Anche quello di utilizzare colori più trasparenti per creare la lontananza, per creare profondità, è una delle necessità di chi dipinge in maniera realistica. Ecco, per esempio, l'albero in primo piano invece lo rendo più materico. Ho il sostegno della bagnatura sotto, eventualmente anche del fluidificante. Non mi devo attardare troppo perché altrimenti si asciuga, e poi, ripeto, su il colore materico è difficile lavorarci. Quindi bagnate sempre la carta in modo che il colore ti resta umido, fluido.
cambiamo anche, variamo anche sempre mantenendo il discorso del, della tonalità, cambiamo un po' colore per mettere questo chiaroscuro. Il fluidificante sempre a portata di mano in modo che il colore scivoli, perché ripeto, quando utilizziamo il colore meno diluito, il problema è che poi se non riesci a sfumarlo subito ti rimane una macchia e non riesci più a integrarlo con il colore che hai usato precedentemente. Ovviamente con l'umidità della carta e l'utilizzo dei ritardanti noi possiamo ovviare al problema della fusione del colore. Proviamo adesso a utilizzare un po' le spatole. Ecco, per esempio, anche qui, con questo dettaglio in primo piano possiamo proprio realizzarlo con questo work in progress che abbiamo detto prima, cioè c'è una base che io posso anche mantenere, il colore sempre trasparente però un po' più consistente. Aumento gradualmente la quantità di colore, piano piano, gradualmente, per creare un appoggio, una base, l'appoggio è la parola giusta, per l'utilizzo del colore che dà sostanza. E anche forza, perché date che è bel rosso. Questo utilizzo del colore in varie fasi e con il colore gradualmente coprente mi serve anche per dare profondità. Il lavoro, essendo una dimostrazione, è stato fatto in tempi volutamente brevi e quindi questo lavoro potrebbe essere portato avanti per molto più tempo, definendo foglia per foglia. La base, devo dire, è ottima per fare questo lavoro, perché ancora il disegno è ben visibile. Sotto il colore, le tinte medie e in alcuni punti dove ho approfondito il lavoro funzionano. L'aspetto materico e pittorico dà in qualche modo sostanza evocativa. Ovviamente questo è un lavoro dedicato al Wheeling di Hugo Pratt, in questi boschi con le foglie rosse eccetera. Lui usava gli acquerelli, in questo caso sono stati gli acrilici, però insomma l'idea di base è quella, dedicare a Tex e a Hugo Pratt un'illustrazione del genere. E, ovviamente, avendo già usato dei colori coprenti, addirittura con la spatola, adesso serve che il lavoro riposi, tra virgolette, e quindi si asciughi. Però, per esempio, in alcuni punti dove ho messo il gesso ancora c'è tanto da fare, oppure per quanto riguarda le luci o i dettagli decorativi dei vestiti, eccetera. Però
spero che tutto questo sia stato chiaro per farvi capire il metodo, il procedimento, il metodo di lavorazione e come usare gli acrilici passando per varie tecniche, usando vari materiali.